Il collagene non è più questo sconosciuto, almeno per le signore che hanno partecipato a questo incontro e che hanno dimostrato di apprezzare come questa scoperta. Ma che cos'è il collagene e perché la ricerca scientifica se ne occupa? Fa piacere aver avuto questa opportunità di poter divulgare un po' queste nuove scoperte che ci sono state fatte sul collagene. Il collagene è un tessuto di sostegno fondamentalmente della pelle, quindi è importante per mantenere la pelle in buono stato di salute, trattenere l'idratazione, ma è anche una proteina fondamentale nelle articolazioni, quindi mantenendo un buono stato di salute delle articolazioni e quindi per combattere assieme all'acido ialuronico e altri componenti il funzionamento delle articolazioni. Il professore ha fatto un'esposizione chiara, semplice direi, non per addetti ai lavori, facilmente comprensibile da tutti, senza però, cioè mantenendo però il rigore scientifico, quindi ci ha dimostrato in pratica in che cosa consiste questa ricerca scientifica e come funziona una ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica ha bisogno di dati, bisogna raccogliere i dati per suffragare le ipotesi formulate precedentemente dallo scienziato. Ecco, in questo momento vediamo che gli ultimi dati vengono raccolti da una ricercatrice, cioè? Vengono raccolti da una ricercatrice e quindi il fatto che diverse persone si prestino per sottoporsi a questo test, no, di misurazione del livello medio di collagene nella pelle è importante, perché così si contribuisce proprio alla progressione della ricerca. Quindi FIDAPA è un movimento di opinione, quindi è importante che si faccia interprete anche di queste istanze e quindi organizzi anche queste occasioni di confronto con la scienza per far conoscere le realtà scientifiche alle persone.